allo stadio comunale di Mister Bianco Valentino Mazzola con un leggendario del calcio, campione del mondo, Ivano Bordon. Buonasera a tutti i tifosi qui di Mister Bianco. E devo fare i complimenti prima di tutto alla squadra che porta il mio nome, Phil Barbagallo, che è stato da tanti anni un mio grande amico. Sono venuto questa sera a festeggiare la promozione fatta quest'anno dalla terza alla seconda categoria, e stasera sono qui in mezzo a tante persone, tanti tifosi che mi hanno dato molto molto calore. Capisco che qui poi specialmente in Sicilia e in Meridione il calcio sia molto importante. In Sicilia abbiamo avuto diverse squadre in Serie A, ma parliamo di molti anni fa, il Catania, il Messina, il Palermo. Adesso c'è qualche difficoltà. Il Catania per esempio riparte dalla Serie D, come vede questo nuovo corso rosso-azzurro? Ma il Catania è sempre stata una squadra importante per il calcio italiano, ha avuto qualche problema anche qualche anno fa, se non erro. Adesso riprende dalla Serie D, ma io penso che una città come Catania, se l'organizzazione è quella giusta, seria, penso che possa risalire la china. Per lei una lunghissima militanza nell'Inter, qualche aneddoto che ricorda di quegli anni dal settore giovanile alle vittorie degli scudetti? Ma settore giovanile, io sono andato all'Inter 15 anni, ho fatto 3 anni di settore giovanile che mi hanno aiutato a crescere come uomo e come calciatore, mi hanno dato una certo modo di vivere anche fuori dal campo. Come aneddoto ne ho uno di quando sono venuto a giocare qui a Catania, l'anno che è venuto lo scudetto 70-71, e giocavo io qui a Catania, abbiamo vinto 1-0 verso la fine della partita, e è stata la partita che ha consacrato il sorpasso al Milan, che contemporaneamente a noi aveva perso in casa, mi sembra, col Vicenza. E quindi è stata una partita che è importante per me e penso importante anche per l'Inter, che poi siamo riusciti a raggiungere lo scudetto alla fine del 71. L'esperienza mondiale 82, una fotografia di quel mondiale. È un mondiale dove c'erano giocatori importanti, tecnici, fisici, e penso che l'82 sia ricordato perché dopo tanti anni nei quali l'Italia non vinceva il mondiale, tantissimi anni, però era un momento poi che in Italia certe cose non andavano, e penso che la vittoria di questa squadra, cioè Italia 82, abbia aiutato l'Italia e gli italiani a superare certi momenti. È stato un periodo indimenticabile, forse neanche il 2006 è riuscito. Io ho avuto la fortuna di vincere nell'82, di fare con tutti i miei compagni Silenzio Stampa, che ci ha aiutato a rafforzare, diciamo, tra di noi quella che è la nostra capacità di riuscire a combattere e a vincere quelle che erano le critiche. Sicuramente l'82 non è iniziato bene il girone iniziale, però dopo, quando ci è capitato Argentina-Brasile, siamo riusciti a fare quel capolavoro che secondo me poi qualsiasi squadra avessimo incontrato l'avremmo battuta. Devo dire che ho avuto la fortuna, stavo dicendo, che ho vinto anche nel 2006 il mondiale come preparatore dei portieri con Marcello Lippi. Sono l'unico vivente che ha vinto due mondiali, e dico anche 2006 con giocatori molto tecnici, anche loro fisici, due gruppi di giocatori importanti e che alla fine penso che siano state meritate entrambe le vittorie. Anche un altro mondiale ha vinto lei, quello militare. Sì. Questo io no, lo dico, però tanti dicono sì, mondiale, però il mondiale militare nel 73 con Graziani, Oriali, Mascheroni, Furino, Zecchini, tanti giocatori importanti, tutti in Serie A, però abbiamo vinto il mondiale nel 73 in Congo belga, Kinshasa, che era quello militare, Congo belga era, infatti confinava, però io penso che sia stata una vittoria che ha dato forza anche a noi che giocavamo sì
nelle nostre squadre, però non tutti da titolari, e vincere nel 73 un campionato mondiale penso che ci abbia dato forza. Tra gli anni 70 e 80 una sana rivalità con Zoff? No, Zoff è un grandissimo portiere, è un grande amico, e sono sempre stato con lui in nazionale. No, devo dire che guarda, non c'è nessuna rivalità sportiva c'era anche quando tra Inter e Juventus, però tra me e Zoff c'è sempre stato un ottimo rapporto. Anche lei è molto legato a Lippi, diceva appunto che è stato preparatore con lui alla nazionale, alla Juventus. Sì, no, con Marcello io ho lavorato alla Juve, all'Inter e alla nazionale. In totale penso di aver lavorato più di 10 anni, e come ripeto sempre quando trovo anche diversi tifosi interisti, che io gli dico, lo so che voi interisti ce l'avete con Lippi, però io vi dico che ho lavorato tanti anni assieme e Lippi è un grande allenatore. Questo calcio moderno che è totalmente diverso dal vostro, c'è un nuovo Bordon? Ma guarda, io penso che abbiamo diversi portieri giovani italiani, giovani intendo 24-25, che hanno già delle esperienze con i campionati di Serie A, e penso che tra questi ci possa essere quello che con Donnarumma possa portare ancora più in alto il ruolo del portiere. Adesso lei è un grande tifoso della Phil Bordon. Io quando Filippo Barbagallo, grande amico, ripeto, da tanti anni, mi chiese l'anno scorso se poteva fondare una squadra col mio nome, ho detto sicuramente sì, è un onore per me poter far parte di questa squadra, e devo dire che Phil Bordon ha fatto il primo anno subito la promozione dalla terza alla seconda, però ha fatto tante altre cose buone nel sociale, quindi sono contento e orgoglioso ancora di aver dato il mio nome alla squadra. Adesso l'altro appuntamento siciliano è la presentazione del libro. Sì, presentazione del libro venerdì, insieme attorno alle 18, e io lì parlerò di questo mio libro che io ho fatto solamente, ripeto, per lasciare a quelli che sono i tifosi che non mi hanno visto giocare, ai tifosi che mi hanno visto anche giocare, e ai miei nipoti che uno dei due non mi ha visto giocare. E questo libro è un libro che parla della mia vita da bambino fino ai giorni d'oggi, quindi io penso che sia un bel libro, così mi hanno detto chi l'ha letto, anche non amici, mi hanno detto che chi l'ha letto è un buon libro, che si legge bene, scorrevole, scritto assieme a Jacopo Dalla Palma che è lo scrittore. Ringraziamo per la disponibilità il campione del mondo Ivano Bordone, che ci ha fatto questa sorpresa qui a Mister Bianco. Grazie a voi, complimenti prima di tutto per l'impianto, e poi faccio ancora i complimenti a tutta la squadra, a tutti i componenti dello staff della squadra dirigenziale, e all'amico ancora Filippo Barbagallo, che è stato un grande.